Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustabox. Io stavo lavorando, ero lì al computer, facevo il mio lavoro come tutte le mattine. Hanno suonato alla porta ed era il corriere che mi consegnava la Degustabox. Quindi ho pensato, la prima pausa che faccio sarà dedicata a girare il video sulla Degustabox. Eccola qui, io l'ho aperta ma ancora non ho guardato il contenuto. Quindi, come al solito, lo andiamo a vedere insieme. Andiamo un po' a sbirciare dentro la scatola. Per chi non sapesse che cos'è la Degustabox, è una scatola a sorpresa che vi arriva a casa ogni mese, che contiene prodotti alimentari sempre diversi, a volte sono novità, a volte non lo sono, però sono sempre di marca. Vi costa 15 euro al mese ed è fantastica e io ve la consiglio veramente. Se volete provarla per il primo mese, potete avere uno sconto e pagarla solo 9 euro. Se vi interessa, andate giù in info box perché trovate il link, trovate il codice sconto, trovate tutto quello che vi serve per richiedere la scatola. Mi fermo con le chiacchiere e andiamo subito a vedere che cosa c'è all'interno. La prima cosa che vedo sono queste due confezioni di snack. Queste assomigliano un po' alle classiche patatine e sono al pomodoro e basilico. Queste invece sono le nuvole di cereali e soia, gusto limone e timo. Queste sono buonissime, io le ho già provate, le avevo prese al supermercato un po' di tempo fa e devo dire che mi erano piaciute molto. Queste sono un pochino più classiche, pomodoro e basilico. Queste due cose secondo me vengono benissimo proprio in questi giorni. Si sta avvicinando il 25 aprile, il 1º maggio, tutti quei momenti in cui magari si fa una scampagnata, si sta con gli amici, si fa il picnic sperando che la giornata sia bella e soleggiata e queste sono cose secondo me che vengono benissimo. Poi vedo una cosa interessantissima, biscotti di riso senza lattosio. Questi qui sono della Scotti e sono con gocce di cioccolato. Diciamo che sono un po' l'imitazione delle classiche gocciole Pavesi e abbiamo fatto un po' di pubblicità gratuita alla Pavesi. Comunque li ho citati perché sono biscotti che io mangio ogni tanto a colazione. Questi sono l'imitazione, quindi sicuramente mi piaceranno anche questi, però hanno la particolarità di essere senza lattosio e di riso. Io non ho problemi di intolleranze, per fortuna posso mangiare il lattosio, posso mangiare il glutine, posso mangiare quello che mi pare, però per le persone che comunque hanno questo tipo di problema mi fa piacere vedere in giro tante cose senza lattosio, tante cose a base di riso, perché comunque insomma è anche giusto che comincino a pensare anche alle persone che non possono mangiare qualsiasi cosa. Questi biscotti sicuramente mi piaceranno, credo che li mangerò a colazione perché sono cose che di solito mangio al mattino. Poi andiamo avanti, vedo una cosa che sicuramente piacerà al mio compagno che è il latte di mandorla, o meglio la bevanda a base di mandorla, eccola qua. Questa è della marca Adez, spero che si pronunci in questo modo. Comunque era arrivato un po' di tempo fa in un'altra Degustabox la bevanda alla soia che era buona, quindi sicuramente sarà buona anche questa. Io credo che questa mi piacerà di più perché è alle mandorle e a me tutto ciò che è a base di mandorle di solito mi piace, quindi sono super contenta che ci sia questo prodotto. Le caratteristiche sono che è senza zuccheri aggiunti ed è fonte di vitamina D, B12 e calcio, quindi insomma è anche una cosa nutriente, diciamo. Poi vedo un mix equilibrio fonte di vitamina E della fruittella, c'è scritto Good for You, eccolo qua. Questo credo che mi piacerà perché è a base di frutta disidratata, nocciole e mandorle, quindi frutta secca e frutta disidratata. Questi sono quegli snack veloci, leggeri, sani da tenere magari nella borsa quando si va anche magari in giro a fare anche una gita, così sono cose che io magari mi porto nella borsa quando devo stare fuori tutto il giorno. Non capita molto spesso perché come sapete io lavoro in casa, quindi è molto difficile che io sia fuori tutto il giorno. Però quando succede, a volte queste cose io nella borsa me le porto perché non si sa mai, può venire il classico attacco di fame e almeno c'è qualcosa da mettere sotto i denti. C'è un prodotto qua dentro che io non avevo mai visto e sono le girelle ai frutti rossi della Mott. Eccole qua, io avevo visto le girelle classiche, quelle con la nocciola, il cioccolato, insomma, quelle che tutti conosciamo. Queste sono girelle ai frutti rossi, eccole qua,
E sono una cosa per me nuova, poi magari non so, esiste già nei supermercati, non ho idea, però io non l'avevo mai viste queste e mi incuriosiscono tantissimo, perché comunque a me i frutti rossi piacciono molto. Queste sono anche un po' più leggere perché vedo che hanno il 50% di grassi in meno, poi bisogna vedere se è proprio così davvero, perché poi bisogna sempre vedere bene l'etichetta. Però, insomma, al di là dei grassi in più o in meno, credo che sia una cosa molto sfiziosa. E mi piace che nella Degustabox trovo sempre delle cose interessantissime per la mia colazione. Ci sono le brioche, ci sono i biscotti, c'è il latte di mandorla, quindi delle cose fantastiche. Poi vedo un infuso del latte in fré allo zenzero e curcuma. Eccolo qua. Questo è un infuso che è un po' particolare perché deve piacere lo zenzero e la curcuma, che comunque hanno un sapore un po' particolare, un po' forte forse. Però a me lo zenzero piace tantissimo. La curcuma l'ho provata solo con il risotto, quindi non vi so dire se mi piace berla come infuso, però lo zenzero sì, quindi è probabile che poi sia una di quelle cose che mi piacerà. Però è da provare, assolutamente da provare. Poi qui c'è una cosa impacchettata, vediamo che cosa c'è dentro, vediamo subito. Ah, è un condimento aceto di mele, zenzero e lime, eccolo qua. Questo è da spruzzare perché c'è, vedete, il dispenser fatto in questo modo. Io non uso tantissimo i condimenti, sono sincera, però questa è una cosa che mi incuriosisce perché è un po' diversa. Poi ha lo zenzero e lime, che comunque è un gusto che a me piace. Qui consigliano di utilizzarlo con l'insalata oppure anche con il pesce. Quindi è una cosa che sicuramente potrebbe essere interessante. La proverò sicuramente. Questo mi piace, mi incuriosisce. Poi vedo una cosa che mi interessa è un pacco di pasta di penne, in particolare le lenticchie rosse della Barilla, eccole qua. Queste mi incuriosiscono. Io ho una particolarità che di solito stupisce tutti. A me non piace la pasta, proprio non mi piace la pasta. Io non la mangio praticamente mai la pasta perché non mi va, è una cosa che proprio non mi piace e di solito tutti rimangono abbastanza scioccati, oddio, non mangi la pasta, non ti piace la pasta. Sì, non mi piace la pasta, lo confesso. Però se si tratta di una pasta un po' particolare, tipo questa, perché queste sono penne alle lenticchie rosse, quindi non è la classica pasta, questa è un po' diversa. Quindi questa comunque mi attira e potrebbe essere una cosa invece che mi potrebbe piacere, questa la potrei mangiare volentieri. Quindi insomma la proverò perché sono cose un po' diverse, un po' strane che comunque mi incuriosiscono. Poi vedo sempre, diciamo, sui generis, sempre della Barilla, i legumotti, eccoli qua. Questi io l'avevo già visti al supermercato, in particolare qui abbiamo lenticchie rosse, ceci e piselli. E sono cose che mi piacciono perché a me i legumi invece piacciono tantissimo. Tutti i legumi a me piacciono e in particolare questi qua ancora non li avevo provati, quindi sono contenta di averli trovati nella Degustabox. Poi ci sono ancora due cose, tutte e due fasciate, vediamo un po' che cos'è. Questo direi che è pomodoro, vediamo, sì, passata di datterini, pomodoro toscano biologico al 100%. Questo è ottimo, veramente ottimo. Io l'avevo utilizzato per fare le polpette col sugo, quindi avevo messo proprio le polpette di carne dentro a questa passata di pomodoro ed erano venute benissimo. Anche il sugo che era rimasto era buonissimo. Quindi, perché l'avevo già trovato in un'altra Degustabox e mi sono trovata proprio bene. È buonissimo e ve lo consiglio. Poi l'ultimo prodotto, vediamo un po' che cos'è. Vedo che è un altro barattolo di vetro, vediamo. Ah, questo è un infuso ai mirtilli e basilico. È una specie di tè, una specie di infuso di tè freddo con mirtilli e basilico. Lamponi, scusate, non mirtilli. Lamponi e basilico. È una cosa particolare. A me piacciono tantissimo i lamponi, non saprei associarli al basilico, però lo assaggio, lo assaggerò e vediamo, sperando che sia buono e che mi piaccia. Però è una cosa particolare. Ve lo avvicino così lo vedete meglio. Eccolo qua. È una cosa che io non conoscevo, non avevo mai visto, ma chissà che non si scopra qualcosa di delizioso, perché poi questa scatola ha
mi ha fatto scoprire un sacco di cose. Infatti ho già pensato di fare un video che uscirà quest'estate, quindi c'è tempo, in cui vi farò vedere i prodotti della Degustabox che io ho scoperto e che mi sono piaciuti di più. Quindi vi do anche questa anticipazione. Quindi quando sarà passato un anno dalla Degustabox arriverà questo video. Poi come al solito dentro troviamo i classici volantini, eccoli qua. Qui c'è quello in cui c'è l'elenco di tutti i prodotti che abbiamo trovato dentro. Poi lo andrò a vedere con calma. Comunque, questo era tutto il contenuto della Degustabox. Fatemi sapere nei commenti se poi avete deciso di provarla oppure no. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.